Oh sì, oh sì, sono il re dello svapo qui che c'è la neve. Il mio personaggio svapa. Sono il king proprio. Ok, basta, basta con le stupidaggini. Siamo arrivati nella nuova città di Chichester, località termale costellata da edifici ricchi di storia. E la neve che dà quel tocco molto pittoresco. Comunque, nuovo episodio di Pokémon Scudo. In questa nuova città ci aspetta una nuova palestra. Tutto nuovo oggi. Nuovo, nuovo, nuovo. Cosa vende lui? Dubito che venda hot dog. Vorrei tanto catturare un Vanillish, ma oramai ho una certa età. Vanillish con Soak. Ok, vabbè, non c'entra niente di niente. Boh, cosa fa? Cucina i Vanillish? Non mi faccio delle domande, che forse è meglio. L'unica cosa è che qui, essendoci tutta questa neve, questi fiocchi di neve, che bello, tra l'altro, il pupazzo. Ho paura di non vedere eventuali strumenti nascosti per terra, però qui c'è un salone per tagliare i capelli. Direi che è arrivato il momento. Assolutamente è arrivato il momento per un nuovo taglio molto fresh. Anche l'aspetto del mio viso mi fa fare. Dimmi che ci sono robe al di là degli aspetti standard, perché se no. Vabbè, facciamo l'acconciatura per adesso, che costa pure 3.000. Cos'è qua? Io mi sono svenato per cercare un barbiere che me li facesse a meno di 10 euro qui vicino casa e devo pagare 3.000 qui. Ma insomma, vabbè. Look particolare, corti, rasati. Lunghi e mossi, treccine, riga di lato, rasate di lato, a funghetto, lunghi. Basta. Ah, pure il colore. Ma posso vedere una previ. Ok, oh, meno male, meno male. Lunghi e mossi. Madonna, cos'è qua? Treccine. Non sono neanche male le treccine. Riga di lato. E poi alla fine, boh, un taglio tipo il mio, cioè taglio da stupido. Rasati di lato. Questo sarebbe il mio, ma io non ce li ho così lunghi dietro. A funghetto, Boh, come me li faccio io sti capelli? No, lunghi no, per favore, che ho una dignità. Non lo so. Non lo so. Cioè, che devo fare? Devo lasciarli come al solito. E io me li faccio rasati di lato, voglio fare il tamarro. E me li faccio. Me li faccio. Oh, no, no, rosa no, rosa no. Azzurro? Ma. A posto, a posto! Sì, cambiamento radicale! Mamma mia, ho uno youtuber nuovo proprio! Ragazzi, mi sono colorato i capelli, copertina clickbait e via. Vuoi rimetterti il cappello? No, perché sono talmente fico che devono vederlo tutti. Magari Hop così non mi riconosce, oh. Aggiorniamo la card della Lega Pokémon. Perfetto. Mamma mia, che fresh! Ma chi è questo ragazzo qui fichissimo? Mamma mia, sono un hipster, Generation Z. Sono il migliore. Notate tra l'altro la musichetta fantastica di questa città, ma che cosa bella. Oh, ti ho visto, ti ho visto. Musiche molto suggestive. Cos'è qua? E tra l'altro mi perdo a esplorare le città, o almeno quelle che mi sembrano più belline. Cos'è? Una placca alla memoria? Le antichissime terme eroiche. Come il nome stesso testimonia, l'eroe era solito venire qui per riposare e recuperare le forze. Ah, ok. Sembrava una di quelle lastre dedicate alla memoria. Non mi sarebbe comunque dispiaciuta, eh. Lattina di lemon succo. Oh, yes. Magari riuscissi a trovare lattine con le bibite per strada. Con la stessa facilità con cui le trovo qui nei giochi Pokémon. Questa palestra da che parte sarà? Ah, guarda caso, è lì che svetta in alto, è gigantesca, mio Dio. Dlarz top cieco. Stadio di Chichester. Vedo se c'è qualcosa nei dintorni perché non sia mai. Saltare strumenti non mi piace. Ok, su questo palco non si può andare. Pensavo di sì. È una palestra a ghiaccio a questo punto, direi. Oh, santo cielo. Ma mi riconosce? Ma io ho cambiato i capelli per non fa. Vabbè. Ho perso. Come hai perso? Ma bro. Forse non ero proprio pronto ad affrontare quei Pokémon di tipo ghiaccio. Imitare mio fratello è servito a poco. Comunque tieni, è la card della capopalestra. Dacci un'occhiata, magari ti torna utile. Hai perso veramente contro Melania.
Devo decidere definitivamente quali Pokémon mettere in squadra. Se continui a cambiare sempre, col cavolo che vinci. Ma scusami, devi pure imparare a conoscerli. Devi dare un tema, un significato al tuo team. Vedi, da me sono tutti emo. Bollino! Vediamo, colgo la palla al barzo per arrivare. Ok. Una Luna Ball, ma grazie. Tu sei sempre il più gentile e il più fico di tutti. Sei il migliore. Sei proprio il migliore, sai. Allora, palestra di tipo ghiaccio. Direi che usare Senti Scorch sarà proprio la cosa più giusta da fare. Quindi andiamo. Vai, fammi entrare. Ah, giusto, prima cambio la divisa. E con questa andremo a 6 medaglie. Ci stiamo avvicinando quasi alla fine di questa avventura verso gli stadi e le palestre. Sarà tempo di Lega Pokémon tra un po'. Tanto il vecchietto ci fa entrare. Nice simbolo, un po' anonimo rispetto agli altri. Oh, beh, non è una palestra ghiaccio se non c'è il pavimento scivoloso, sembrerebbe. Che cavolo è quella roba che ho in mano? Ma cos'è? Benvenuto alla missione della palestra di Chichester. Lascia che ti spieghi in cosa consiste. Spiegami tutto. Per prima cosa ti spiegherò come funziona il rilevatore di trappole. Oh mio Dio, ma che è? Un campo minato? Devi sapere che il campo di gioco è disseminato di buche invisibili a occhio nudo. Quindi è un misto... Cioè, sembra tipo la palestra di... Non mi viene il nome. È quella di terza gen dove si cascava di sotto, mannaggia. Se cadi in una di queste buche dovrai ricominciare dall'inizio. Non temere però, più ti avvicini a una buca, più intensamente vibra il rilevatore. Claro. Ci proviamo. Mi senti? Chi è? Rilassati e procedi lentamente. Ma chi è? Oh, non mi parlate che mi distraete. Allora, sta facendo degli impulsi, ma non capisco se siano impulsi forti o impulsi piccoli, perché non ho una scala di... Ah, qui sono molto più... Ok, qui sono molto forti. Mi vibra tutto il controller. No. Sì, ma qui c'è un vicolo cieco, però. No. Molto, molto, molto piano. Pare stia andando tutto bene. Ciao, vecchio. Ok, per adesso tutto nella norma. Anche se mi metto un po' d'ansia a fare queste cose, però va bene. Tra l'altro hanno tutti tipo i capelli bianchi, la barba bianca, sono tutti ossigenati, tutti biancastri. E io me li sono fatti blu, io sono quello alternativo. Allora, senti, Scorch, questa palestra dovrebbe essere una barzelletta per noi, quindi diamoci dentro. Oh, Snom, tra l'altro, Pokémon nuovo, me ne sono accorto adesso. Sì, dai, che poi me ne devo pure andare da sta città, che devo andare nell'altra a recuperare l'oggetto che mi serve per far evolvere Sinistì. Mannaggia, che voglio iniziare a usare Poltergeist. Quindi finiamo qui e poi ci farò un salto. Allora, torniamo intanto a soffrire d'ansia. No, qui fa forte. Secondo me non si passa proprio da questo lato. No, da quel lato non si va proprio. Secondo me è tipo di qua. No. Ok, era qua. No, sta iniziando a diventare più forte. Però di qua va bene. Ok. Ok. A posto, no? Basta così, no? Siamo a posto. Ah, mi rivela pure i buchi che c'erano. Non sono neanche così larghi alla fine. Sono dei blocchi. Oh no, ancora. Ancora. Io me ne vado dritto. Ecco, mi sembrava strano. Stavo andando troppo dritti. Posso andare di qua? No. Scusate se... Sto un po' zitto in questo momento, ma sono abbastanza teso. Ok, penso che ci siamo. Ok, a posto. Salve! Ah, un po' di distrazione almeno. Mamma mia!
Oh, siamo nella palestra ghiaccio, ma qua mi stanno facendo sudare con sta cosa. Troppa tensione. Io non posso prendere una camomilla ogni volta che finisco un episodio di questa serie. Allora, Cloyster, va bene, Cloyster, va bene, va bene. Devo fare ruota fuoco. Tra l'altro prima abbiamo trovato la MT di gelo lancia. Tra l'altro lui è anche di tipo acqua, quindi dobbiamo optare per qualcos'altro. Io direi di andare con Toxtricity. Dicevo, prima abbiamo trovato gelo lancia, che tra l'altro ai tempi si utilizzava con Cloyster, mi ricordo, tipo tanti tanti anni fa, quando c'era tipo la quinta gen. Trovavo in competitivo a volte i Cloyster con Jettaguscio e gelo lancia e tipo shottavano parecchie volte. Scarica! Ah, oh, con Toxtricity cambia la musica. Brutto colpo anche. Complimenti, complimenti signorina, complimenti. Lei non mi delude mai. Proprio mai. Ok, abbiamo sconfitto anche lei, però mi hanno devastato Sentiscorch, mannaggia. Io do sempre troppa fiducia ai miei Pokémon. Sapevo che Cloyster era anche di tipo acqua, però insomma, pensavo. Perché poi quando li sottovaluto fanno bene, quando li sopravvaluto fanno male. Ma io allora che devo fare, ragazzi? Come li devo prendere? Eh? Non posso mettermi qui a fare i calcoli ogni volta. Insomma, io cerco di... Sto scaricando la colpa su di loro, anche se la colpa è mia. A posto. E anche oggi si va a comprare super pozioni subito dopo la palestra. Si può passare di qua? Yes. Ciao vecchio. Vai, dovremmo esserci quasi, eh? Speriamo che questo sia l'ultimo. Beartic, attenzione. Attenzione, vibes di quinta gen. Questa volta senti Scorch, non hai scuse. Tra l'altro livello 39 i Pokémon degli allenatori. Forse lei ce l'avrà tipo al 42, 43. I guess. Ruota fuoco inizia a essere un po' pochino comunque come attacco. Vabbè che senti Scorch magari poi all'ultimo lo faccio Dynamaxare, quindi poi l'attacco di fuoco sarà quello. Intanto si è confuso con Bullo. Però senti Scorch, tu non ti sei mai fatto abbattere da queste cose, quindi... mamma mia, ma chi è il miglior Pokémon che io ho in squadra? Ma chi è? Sei tu! Yes! Certo che sei tu, neanche Bullo ti ferma. Ok, Inteleon al 42 e si va avanti, sconfitto anche quest'altro vecchio. Ok, adesso siamo vicini alla meta. Tra l'altro se cado di sotto cosa succede? Madonna, non mi fa passare da quel lato! Anche di qua. Non me la devo fare in lungo? Ma non ho capito. No! No, dai! Che palle, ma ero lì. Ah, che tra l'altro sono tornato qua. Ma dai. Neanche ti fa rigore. Pensavo mi facesse ricominciare da capo, ve lo giuro. E che cavolo! Mi devi far fare il giro lungo per forza. Ci siamo? Ok, mamma mia che ansia. Ok, ho beccato una trappola, ma sti cavoli. Come erano fatte qui? Guarda lì che mi voleva far fare lo slalom, maledetto. Oh, ci siamo. Cosa c'è? È tornato Zamazenta che c'è tutta sta nebbia? No. No. Me la vuoi far fare così con la nebbia? Questo è da infami però, eh. E porca vacca. E no. Ma questo è molto da infami, sai? Sì, ho capito. Devo cercare allora adesso occhio di ricordarmi dove siano le trappole. Ah, che tanto rimangono visualizzate per terra. Ah, così diventa molto più easy la questione, eh. Quasi quasi, guarda, il metodo più veloce è farle scattare tutte e poi le vedi direttamente. Non avere fretta. Stai zitta! So io quello che devo fare. In effetti ha ragione, però vabbè. Siamo su una piattaforma, ma non c'è nessuno. Però c'è un'altra piattaforma qui a fianco. C'è un allenatore da qualche parte. Ho beccato la via facile. Tutte piattaforme. Salve vecchio.
Drazen, rispetto per gli anziani. In questa serie sto dando il meglio di me. Avalag, oddio! Che brutto, mamma mia, che brutto! Allora, per toglierti subito da davanti alla mia vista, io proprio vado a farti ruotafuoco, mamma mia! Mamma mia, chi è che ha avuto l'idea di fare questo Pokémon, per favore, eh? Un tavolino! È una piattaforma d'atterraggio per gli elicotteri! Adesso sono diventato io la piattaforma di atterraggio, però, dato che mi è cascato addosso. Ruotafuoco, toglimelo da davanti! Ha resistito! Corpo scontro, e dai! Sta atterrando lui su di me. Neanche a farlo apposta. Poi come ti permetti di resistere così tanto? Ma io non lo so, ma io non lo so. Non c'è più rispetto qua. A parte che fa freddo. A parte che sono caduto nelle vostre buche, questa palestra non è a norma e vi denuncerò tutti, sappiatelo. Tranne se non mi fate andare subito dalla capopalestra e fate finire questo scempio in 2 secondi. No, la via più diretta non è sempre la più breve, va. Senti, i tuoi consigli, prendili e ficcateli. Calmo, Dlarz. Calmo, Dlarz. Ah, lì c'era un bucone gigante. E zitto, ma chi è che parla? Come si spegne? Ma quando si arriva? Oh! Però qua mi segnala. Oh, mamma mia! Ma erano simpatiche all'inizio le palestre, poi sono diventate tutte quante. Mamma mia! Oh mio Dio! Erano divertenti fino a quella di Onion, devo ammetterlo. Poi cos'è successo a un certo punto? Cos'è successo? Dai, andiamo su, non ci pensiamo. Perfetto, perfetto. Silenzio! Silenzio! Non le voglio le vostre frasi motivazionali, non le voglio, silenzio! Missione compiuta, grazie! Ah, silenzio. Ok, adesso inizia la vera sfida. Allora, a rigor di logica dovrebbe essere una passeggiata con Sentiscorch, ma chi lo sa se sarà veramente così? Secondo me, no. Non basta. Lemon succo quanto dà? 70. Porca miseria, a sto punto uso un'altra super pozione, chissene. Ok, sono pronto. Intanto arriva il Lumina San Siro Dlarz Ibrahimovic con un nuovo taglio di capelli, mamma mia. E anche un nuovo colore di capelli, giusto per fronteggiare la tamarraggine di Melania, che è proprio la classica moglie dell'uomo ricco, tutta molto fighetta, tutta visone, capelli fichi, fresca di manicure. Sì. A quanto pare hai fatto qualche capitombolo nel ghiaccio durante la missione. Cosa fai? Prendi in giro? Prendi in giro? Poverino, chissà che lividi, ma nonostante questo non avrò pietà. Oh. Questa prende in giro. Questa prende in giro. Prima di tutto ti mobilizzerò congelandoti, poi, beh, lo vedrai. A posto. Nessuna pietà. Nessuna pietà. Nessuna pietà. Hai esagerato, sappilo. Si comincia. Tanto la musica super. Quattro Pokémon. Il primo è. Oh mio Dio, chi è? Ma chi è? Gelone di Ben 10 Forza Aliena? Frozmoth è una falena ghiacciata. Letteralmente, va bene. Io inizierei a boostarmi Sentiscorch, che se lo boosto non ce n'è per nessuno. Mi fa vento gelato che ha la priorità. Ok. Basta che non mi ghiacci. Allora, se gli faccio un paio di arrotola non ce n'è più per nessuno. Quindi diamoci sotto. Dipende poi da quanta vita mi toglierà lui, che sai, gliene faccio pure tre. Grandine, attenzione, mette la grandine in campo. Questo potrebbe essere fastidioso, non per Sentiscorch, per me! Che mi dovrò sorbire ogni turno l'animazione della grandine che cade e vedere i PS che calano e ci mette un sacco di tempo e non c'ho voglia! Veloce, veloce! Allora, io lo userei anche una terza volta. Dai, lo usiamo 3 volte e basta. Su, così almeno poi li sciottiamo tutti in un colpo. Risparmiamo dopo. Risparmiamo tempo dopo sprecandolo prima. Questo è proprio 200 IQ. Ok, triplo a rotola e ora. Ora li voglio vedere. Li voglio vedere bruciare questi Pokémon di tipo ghiaccio. Devono bruciare!
Non so però prima se sia il caso di farmi una piccola curettina. Me la faccio una curettina? Ma sì, dai, facciamocela. Ma che ce ne frega? Ma sì. Ma sì, dai, uso il lemon succo. Che poi non ce n'era assolutamente bisogno, bastava una super pozione, però... Dlarz sprecone proprio oggi. Ho fatto di nuovo vento gelato, l'importante è che non mi congeli. Ok, meno male. A posto, a posto. E ora... Ruota fuoco time! È fuori uno. Adesso te le faccio rimangiare quelle parole che hai detto Melania. Adesso te le faccio rimangiare! All'esse lunga ti faccio andare a fare la spesa. Altro che i tuoi abiti da ricca nobile. All'esse lunga ti mando, all'esse lunga. Darmanitan. Ho letto Darmanitan. Oh mio Dio, di tipo ghiaccio! Non me lo aspettavo mai. Cioè sì, dopo aver letto Darmanitan doveva essere sicuramente una cosa di... Oh mio Dio, Darmanitan, forma Galar, di tipo ghiaccio. Ma poi è bellissimo, vogliamo parlarne di quanto sia bello. Provocazione, mi provochi? Mi stai provocando? Madonna, mi provocano tutti, mi provocano tutti. Ruota fuoco time! Senza pietà! Senza pietà! Adesso sono super, super mega agitato. Prossima scelta, Ace Q. Chi è? Chi è? Pokémon nuovo. Ok. È un pinguino con un mega blocco di ghiaccio e gli esce un pelo dalla testa. Posso dire che mi piace? Posso dirlo? Posso dirlo? Senza essere linciato nei commenti? Per i Pokémon ghiaccio si sono dati da... Già lo faccia. Ma no! È come Mimikyu, mi tanca il primo colpo e perde, diciamo, la protezione. I love it! Mi piace tantissimo questa cosa. E poi ha la faccia triste sotto, o sbaglio. Ma sì, mi è diventato triste il pinguinotto. No, ma dai, non volevo. Però devo farti fuori, mi dispiace, senza pietà. No, no! Si è rifatto di... E come faccio? E come lo butto giù? E come lo butto giù? Scusami! No, scusa un secondo. Scusa, amnesia. Ah, ok. Stavo già incazzando, posso dirlo? A posto. Ma qua c'era rischio Pokémon Broken. Broken AF. Lapras? No, aspetta, ha 5 Pokémon, non 4. Eh no, dai, ma non mi far cambiare Pokémon. Che palle, io ho fatto 3 a rotola. Aspetta, ma se è il suo ultimo Pokémon, magari è un Lapras diverso. Ah no, è Lapras sempre. Ma è il tuo ultimo, scusami? È il suo ultimo? Quindi fai di Dynamaxare lui? Oh, vabbè. Oh, io vado con Dynafiamma e via. Quanto sono figo con i capelli blu. Con questa slick all'indietro da bad boy. Yes! Giga Senti Scorch Flat Long Boy! Quanto aggressivo. Scatena il Gigamax. Oddio, Lapras Gigamax. Quindi cambierà, diventerà un po' diverso. Ma che bello! Praticamente gli cambia giusto il guscio dietro. Ma che bello che è! Ma è bellissimo. Poi c'ha tipo queste note musicali intorno, questo spartito volteggiante, che meraviglia! Ovviamente resiste un po', perché dovrebbe essere anche di tipo acqua. Cioè, poi non so se in Gigamax cambi qualcosa di typing, però ovviamente un po' resiste al Dynaflusso. Me lo butta giù. No! No! Attenzione!
Attenzione, senti Scorch. Senti Scorch, va a fare un clean sheet quasi. Vai, senti Scorch. Però adesso c'è la pioggia in campo, vediamo. Lo sapevo, mannaggia. Attacco micidiale del mio Pokémon manderà sotto zero le tue speranze. Ma stai un po' zitta, all'esse lunga devi andare. Giga Melodia, oh mio Dio. E resisto ancora. Avessi usato di nuovo Dynaflusso, sarebbe andato KO. E l'Aurora Boreale, ma che spettacolo è, ragazzi, sono estasiato. Non ho letto però l'effetto secondario. Dang, non l'ho letto. Sono estasiato, bellissimo. Lapras, Gigamax, bellissimo. Mosse bellissime. Sono estasiato, è stato un piacere per gli occhi. Assolutamente. Bravo Senti Scorch. Un applauso per te, un applauso. Questa sconfitta mi ha fatto così male che vorrei sprofondare. Meglio di no, precipiterei giù. All'esse lunga devi andare a fare la spesa d'ora in poi. Con la gente normale. Te la cavi piuttosto bene, eh? Mi spiace che i miei poveri piccoli Pokémon siano stati battuti, ma sono molto felice di aver incontrato un giovane allenatore di talento. Ecco, tieni, la scintillante medaglia ghiaccio è tutta tua. Cos'è che dicevi all'inizio? Cos'è che avresti fatto i miei Pokémon? Uno! Uno! Non me ne hai buttato giù! Uno! È muta devi stare! Un giorno, se diventerai campione di Galar, spero di vederti lottare contro mio figlio. Chi è tuo figlio? Qualora dovesse succedere, mi raccomando, Frantum... Ma allora sei proprio cattiva per natura, proprio. Non te ne frega niente. Bro, che portento! Hai battuto la capopalestra Melania, complimenti. Eccoti un ricordo di questa vittoria. Vento gelato. Nice mossa di tipo ghiaccio, che è la priorità. Mi piace. E otteniamo anche la divisa ghiaccio. Thank you, thank you. Beh, è stato molto rapido, devo dire. Non indolore, ma rapido. Ciao, Sonia! Che sfida appassionante, dire che non era affatto facile. In realtà è stata una delle più facili, ma vabbè. Sai che ti dico? A Chichester c'è un ristorantino niente male. Mi stai invitando ad un appuntamento, per caso? Quindi pensavo che si potrebbe approfittarne per festeggiare. Anche perché c'è una cosa di cui vorrei parlarti. Ci vediamo alla Steakhouse Buon Gustavo. Ti aspetto lì. La Steakhouse addirittura ci sono, va bene. Va bene, una bistecca di Tauros me la vengo a mangiare volentieri. Oh, lì c'era uno strumento che non ho visto prima. Non mi sfuggirete. Allora, questa Steakhouse, dov'è che sta? Sarà questa? Ah, però che logo simpatico che c'è sopra. Il tipo sembra molto contento. No, perché anche lui? Bro, sei proprio un fenomeno. Sei riuscito a conquistare pure questa medaglia, al contrario tuo. Oh, eccoti, ti aspettavamo. Purtroppo non ho novità da darvi sulla notte oscura sui Pokémon Spada e Scudo. Lì c'è un altro arazzo, tra l'altro tutto rovinato. Un attimo, ma... L'hai notato adesso? Quello cos'è? Forse è seguito della leggenda, un quinto arazzo, un bel po'... Un quinto arazzo? I due eroi sembrano tristi, ma dove sono la spada e lo scudo? E che cosa raffigura questo arazzo? Beh, sono loro che hanno delle candele, penso, per illuminare tutto durante questa notte oscura. Tipo, presumo. La conclusione della leggenda, forse sono stati rinchiusi da qualche parte. Oddio, vediamo. Non saprei. Piuttosto è come se fossero sprofondati in un sonno senza tempo. Tra l'altro dietro ci sono delle... Sembrano lapidi con la spada e lo scudo. Dalle rovine di Latermore si capiva che la spada e lo scudo erano due Pokémon, giusto? Già, o meglio, io credo sia così. Il Pokémon che abbiamo visto quel giorno potrebbe essere la spada o lo scudo di cui parla la leggenda. Di che Pokémon stai parlando? Ma sì, diglielo, bro! Hai capito di che Pokémon parlo, vero? Quello del bosco assopito, sì, esatto. Proprio quello, sapevo che avresti capito. Quando è apparso siamo stati avvolti da una nebbia fittissima. Quello strano Pokémon potrebbe essere proprio uno di quelli della leggenda, no? Ma certo, voi due vi siete addentrati nel bosco assopito. E pensare che mi ero messo in viaggio solo per fare un favore a mia nonna. Chi si aspettava tutti questi colpi di scena? Ne è valsa proprio la pena. Intanto lì dietro il cuoco totalmente annichilito, blastato, esterrefatto.
Dai, ordiniamo qualcosa e sediamoci, così mi raccontate tutto. Cosa prendete? Big Mac. Non ce l'avete? È un problema vostro, io voglio il Big Mac. E questa è la stessa cosa che dico quando vado da Burger King ogni volta. Immaginatevi che cringe. La cosa si fa molto, molto interessante. Beh, adesso che abbiamo la pancia piena, direi che è il caso di farci un giro a Chichester. Voglio esaminare da vicino queste famose terme eroiche. Quindi devo andarti a beccare di nuovo le terme eroiche? Mi stai dicendo quello? Devo venire... Ah no, ok, facciamo tutto da solo. Cioè, da soli, direttamente. Sì, c'è Hop lì che sbraccia, mamma mia. Le terme eroiche. Qui due eroi di Galar vennero a risanare le loro ferite dopo una strenua lotta contro le forze del male. Tuttavia oggi queste terme sono riservate ai Pokémon. Chissà chi erano quei due eroi che vennero qui. Più tardi farò qualche ricerca. Voi avete incontrato uno strano Pokémon nel bosco assopito? Che stiate... no, che siate forse destinati a essere i nuovi eroi della regione? Io forse, lui non ci credo proprio. Gli eroi della spada e dello scudo, eh? Tra i due io preferisco la spada. Top banale proprio. Chissà come lottavano gli eroi del passato. Ehi, bro, facciamo vedere a Sonia come lottano gli eroi... No! No, un'altra sfida contro di lui. Ma mi hanno curato i Pokémon dopo la lotta in palestra. Il delizioso riso al curry che ho offerto a Sonia mi ha messo un'energia. Già, a me no. Non vedo il nesso, però devo ammettere che vedere una bella sfida non mi... Sì, sì, ma dagli corda, tranquilla! Vieni, bro, rimettere in sesto i tuoi Pokémon. Ah, ecco, meno male, almeno quello. Meno male! Rifatti gli occhi, Sonia. Stai per assistere a un incontro amichevole del futuro campione di Galar. Ancora parla questo. Ancora convinto, proprio. Ancora convinto! Vabbè, vediamo cosa sai fare, dai. 5 Pokémon. Il primo è Dabwool. Che credo sia l'evoluzione di Wooloo a sto punto. Che tanto, nello scorso episodio, tutti quanti a dirmi... L'evoluzione lì di Yamper, perché sei così sorpreso? Anche Yamper è di tipo eletto. Sì, ma io sto giocando in blind run, non li so i tipi. Non sapevo che anche... cioè, manco lo sapevo che Yamper fosse di tipo elettro. È ovvio che dopo che ho visto che la sua evoluzione era di tipo elettro, ci sono rimasto di sasso. Che ne sapevo che anche Yamper fosse elettro. Sto giocando in blind run, sono 10.000 volte che lo dico. Sapete cosa vuol dire giocare in blind run? Mannaggia. E mi dovete far sempre arrabbiare. Non lo so. E mi dovete far sempre arrabbiare. Allora, a parte le cose... Intanto c'è Hope qui che già mi sta facendo alterare come non mai. Vediamo di levarcelo dalle scatole velocemente. Tra l'altro lottare sotto la grandine è fantastico. E poi lo sfondo non rispecchia il punto in cui eravamo prima. Siamo finiti in mezzo a delle lande desolate e innevate. Vabbè. Ricciolo scudo. Sì, vabbè, ho capito. Dobbiamo stare qua tutta la giornata, non lo so. Facciamo ruota a fuoco. Di che tipo sarà Dabwool? Sarà normale e basta? Credo. Ma Dabwool è di tipo... Boh, avrò detto tipo 20 volte che sto giocando in blind run, però vabbè. Chi li mandiamo in campo? Mandiamo Inteleon. Mandiamo Toxtricity. Toxtricity. Che tra l'altro a che livello ce li hai? Oddio, riduttore no però, eh. Madonna! 40, ok, va bene. Almeno si è preso un bel po' di contraccolpo. Più la grandine. Vediamo se riusciamo ad assestare un bel colpo. E a buttarlo giù. Ruggito. Cioè, ruggito e riccio il scudo. A livello 40, non è il caso di aggiornare le mosse, che poi non vinci. Cioè, ruggito, porca miseria. Ok, Dabwool ce lo siamo tolti. Oh, un po' di livellazione. Ci piace tanto la livellazione. Chi è che manda in campo? Non ho letto. Cinderace. Oh, ma guarda chi si rivede. Ma io tengo tranquillamente Toxtricity, dai. Va bene. Vediamo cosa riesco a fare. Cosa devi stare zitto. Pensa a lottare e zitto. Morditi la lingua. Palla infuocata. No, vabbè. No, vabbè. No, vabbè. Che animazione. Bellissima, bellissima. Niente da dire.
Che bellezza! Ok, mi è piaciuto. In effetti ce l'ha l'aria del giocatore di calcio, dall'aspetto e tutto. Però l'animazione è fantastica. Quindi gli starter di Galar riprendono tipo delle varie discipline sportive, tipo il tiro al bersaglio per Inteleon, il tamburone per l'altro e il calcio per lui. Sono un po' tipo un po' diramate parecchio, però va bene. La cosa bella di non essermi spoilerato quasi niente sui giochi nuovi è che sto scoprendo le cose direttamente giocando ed è una sensazione che non avevo da tanto tempo, accorgermi di alcune cose. Tanto non ho visto che Pokémon mi stava andando, ma oramai ci siamo abituati. Oddio. Pincurcin. E tu chi sei, amico? Tiro mirato, vai, vediamo di che tipo sei, cerchiamo di scoprirlo. Boh, occhio e croce mi sa di tipo acqua, non lo so. Shinty è di tipo elettro. Guarda caso! Maledetto. Oh, anche quella grandine. Mamma mia. Ma grazie, grandine. Sempre fastidiosa, mi fai sprecare un sacco di tempo, ma ogni tanto serve a qualcosa. Non ho visto chi mi stava andando. Vabbè, lasciamo Inteleon. Snorlax, vero? Come hai fatto a perdere con Snorlax? Scusami, che tenka di tutto. Beh, oddio. Questa farà male. Infatti. Mi sta mettendo un po' in difficoltà. Prima di tutto non mi aspettavo fosse di tipo elettro l'altro Pokémon. Bene, andiamo con un ruotafuoco. Ah, brutto colpo gli ho fatto anche. Mazza, gli ho levato pochissimo allora. Aia. Ok, grandine, fai il tuo lavoro. Potevi farlo un po' meglio. No, l'iperpozione a Snorlax, no! Ti prego, Oppo, una vita, io non posso stare qui a giocare con te. Mio Dio! Perché mi devi far perdere tempo? Santo cielo! Dai, brucialo almeno, brucialo, fai qualcosa, senti, scorcio, non possiamo stare qui tutta la giornata. Ma santo cielo, ma non ho tempo, non c'ho voglia, basta, vattene via, non siamo amici, non siamo rivali, non ti voglio. Oh, quanto ti detesto. E niente, mi tocca usare i revitalizzanti qua, che sennò non ci sbrighiamo più. Oh mio Dio, che agonia che è questo tipo. Pure l'iperpozione gli doveva dare, ma io non lo so. Dai, andiamo in Teleon, facciamo la finita. Veloce. Dai, una cosa di giorno qua, che ho già sprecato troppo tempo. Dai, questo tiro mirato. Dai, forza. Ok. Dovrebbe avere un ultimo Pokémon, ma fastidioso come Snorlax ne dubito. Corviknight, ok. Sì, la tua vittoria è ancora più clamorosa. Certo, contaci. Ma che bellino Corviknight. Che alla fine ho deciso di non mettere in squadra, ma lo sapevo dall'inizio. Perché sì, è bello, ma volevo prendere altri Pokémon. Corviknight sono sicuro che l'avranno preso tipo tutti! E quindi volevo fare qualcosa di diverso. Nice shot. Viso truce. Ok. Vediamo se resto comunque più veloce di Corviknight. Lo spero tanto. Ovviamente no. Oh, resisto! Yes! E finisce qui. E levati dalle scatole, Oppo. E che cavolo, hai rotto le palle.
Oh, e basta, e ritirati un po', fallo per il bene di tutti. Ti odiano tutti, non stai simpatico a nessuno. A casa. Grazie ragazzi, è stata davvero una bella sfida. Continuate così e un giorno persino l'invincibile Dandel dovrà inchinarsi davanti al vostro talento. Comunque, che fate ora ragazzi? Io me la voglio squagliare al più presto. Io voglio fare un po' di ricerche anche sul bosco assopito. Io vado ad affrontare di nuovo la palestra, ecco vai, restaci. E quando la medaglia sarà in mano mia, mi fionderò sul percorso 9 per raggiungere Spikeville. Wow, attenzione, si preannuncia una città appuntita. Ci si vede? A quanto pare si è finalmente ripreso. Già. Dander si preoccupa quando lo vede giù di morale, e senza la sua solita energia non sarebbe neanche un buon rivale per te, no, ma io non ho mai detto di voler... Vabbè. Bene, io vado allora. A presto. Ciao, alla prossima. Bene, ora che sono libero di farmi gli affari miei, ne approfitto per dirvi che questo episodio finisce qui nel prossimo. Andremo verso il percorso 9, no, 9, 9, 9. E verso Spikeville per oggi è tutto e bye bye.